questa settimana come gruppo del Movimento 5 Stelle entriamo a gamba tesa in consiglio proprio per bloccare una proposta di legge che vuole andare a modificare la legge che definisce le modalità di erogazione di contributi da parte del presidente Rossi e della giunta regionale. All'interno di questa legge c'era la parola manifestazioni, cioè la giunta e il presidente Rossi potevano finanziare manifestazioni che ritenevano opportune. Si cambia manifestazioni, attenzione, con la parola iniziative. Ecco un trucco semantico. L'iniziativa cosa rappresenta? È un vaso di Pandora, ci può essere di tutto, una scampagnata, un incontro a due, una merenda. Noi come Movimento 5 Stelle diciamo no a questa discrezionalità che viene data in capo al Presidente e alla Giunta, diciamo no alla speculazione e allo sperpero di soldi pubblici verso iniziative anche minime e minoritarie e diciamo no a questa mancanza di un vero e proprio limite nella scelta da parte del Presidente e della Giunta Toscana. La Perla di Arezzo, Unica il Consorzio Etruria di Scandicci, la Will Casa e la Cooperativa Carducci di Livorno, la Primavera 90 di San Miniato. Queste sono alcune delle cooperative, e ce ne sono tante in Toscana, che sono fallite, andando a infrangere quelli che sono i sogni dei cittadini toscani che con dei risparmi di una vita, per coronare quello che è il sogno di avere una propria casa, le hanno di fatto truffate. Noi abbiamo presentato delle azioni in regione, abbiamo presentato la mozione 270 che andava ad impegnare la giunta affinché nel governo nazionale ci fosse un'ulteriore spinta al decreto legge 122 del 2005, quello che tutelava i cittadini toscani nel caso di truffa. E questo è quello che è stato anche tramite un'interrogazione orale richiesto all'assessore Ceccarelli. Sapete cosa ha risposto? Leggo testualmente. Come è noto, la materia esula dalle dirette competenze della giunta regionale. Questa settimana abbiamo continuato a restituire parte del nostro stipendio sotto forma di defibrillatori. Siamo andati in una bellissima terra, che è la terra della provincia di Siena, Monteriggioni, Gaiola in Chianti, Radda in Chianti, Sovicille, e in alcune scuole di queste bellissime città abbiamo avuto l'opportunità e il grande onore di poter distribuire 6 defibrillatori. Vogliamo ricordare che il defibrillatore è un ausilio sanitario importantissimo nei primi 5 minuti di un arresto cardiaco. Farlo nelle scuole vuol dire anche distribuire la cultura dell'emergenza e della solidarietà per salvare delle vite. È stato un onore davvero straordinario poter di nuovo lavorare mostrando che si può ridurre lo stipendio e fare politica in maniera sobria. Ambiti territoriali di caccia. Questa volta siamo a parlare dei bilanci di questi ambiti territoriali di caccia che appunto allo stato attuale sono in una condizione di illegittimità a seguito della riforma del 2014 con la quale sono stati accorpati e che appunto sono a questo punto oggetto di una lettera da parte del Ministero dell'Ambiente nei confronti del governo affinché venissero impugnati insieme a tutte le varie proposte di legge con cui la Regione Toscana ha inutilmente tentato di rimediare al pasticcio che risale a 2 anni fa. L'interrogazione è fondamentale perché bisogna capire da prima che venissero accorpati ad adesso cosa è stato e qual è la situazione dei bilanci. Vogliamo maggiore chiarezza di come vengono impiegati questi soldi, specialmente per quanto riguarda il ristoro dei danni all'agricoltura e tutti gli ambiti di tutela dell'habitat che sono necessari, specialmente per quanto riguarda il settore e l'argomento. Spesso ci scordiamo che le variazioni di bilanci stessi, i piani regionali di sviluppo, sono tutti stanzialmenti che derivano dai soldi dei cittadini. E ricordo che anche da un ultimo studio della CNA, per esempio, la città di Firenze è quarta città in Italia insieme a Catania per pressione fiscale, 68,5%. E ci scordiamo che questi soldi non sono dei partiti che vincono le elezioni, ma sono dei cittadini lavoratori che con il loro sudore, con il loro lavoro, finanziano anche queste scelte nefaste. Mi chiedo, ma come vengono spesi questi soldi? I soldi pubblici, i soldi dei cittadini, sono spesi come farebbe un buon padre di famiglia? Sono spesi secondo una sana e prudente gestione delle risorse pubbliche? Secondo noi no. È una sana e prudente gestione delle risorse pubbliche perseverare con la grande opera del sottoattraversamento della TAV di Firenze? 700 milioni di euro, inchieste delle procure, meno dell'8% dell'opera realizzata. No,
È una sana e prudente gestione delle risorse pubbliche spendere i soldi per un istituto degli innocenti oggetto da due inchieste della procura? No. È una sana e prudente gestione delle risorse continuare a perseverare con l'opera voluta da Renzi dell'aeroporto? No. Nel 2005 è stato sottoscritto un accordo tra comuni di Pisa, San Giuliano Terme e la regione toscana, dove si parlava dell'emergenza occupazionale della costa. Anche l'IRPES, il nostro istituto, ci dice che abbiamo di meno 18.000 lavoratori nella costa, meno 18.000 lavoratori. Non so se ci rendiamo conto dell'emergenza occupazionale di una provincia come Massa Carrara, tra le più povere province d'Italia, zone come Grossetano che non sanno dove sbattere la testa. Allora, questo accordo di programma del 2005 diceva cose antistoriche. Voi, anche persone sedute in quegli scranni, hanno sottoscritto questo accordo di programma che si parlava di valorizzare l'aeroporto di Pisa, valorizzare la tratta Pisa-Firenze, valorizzare la costa. Che cosa avete fatto in 10 anni? Zero. Zero. Siete voi gli amministratori locali, ovunque avete amministrato questa regione da sempre, e questi sono i risultati. Paghiamo le scelte sbagliate del Partito Democratico. Questa è la verità, signori. Mettetevelo in testa.